Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Celebriamo quest'oggi la nona domenica dopo la Santa Pentecoste e quest'oggi la nostra buona Madre Chiesa ci parla del pianto di Gesù per la riprovazione che si sono cercati per il rifiuto dell'antico popolo giudaico. E così approfitteremo anche di questo e da un lato parleremo del pianto di Gesù, del perché questo pianto cosa significa, e poi parleremo anche diciamo di questa riprovazione, perché sappiamo che anche il Papa San Giovanni Paolo II ha parlato di alleanza mai revocata, che l'alleanza col popolo giudaico non è mai stata cancellata. E allora diciamo alcuni diciamo con questa cioè da un lato la riprovazione che c'è stata gli israeliti che hanno rifiutato Gesù Cristo da una parte ed è un dato inequivocabile, dall'altro l'alleanza mai revocata, allora alcuni si sono scandalizzati e da una parte dicono ah ecco la Chiesa dopo il Vaticano II ha cambiato tutto nella relazione col popolo giudaico, adesso diciamo se ne può fare di ogni erba un fascio, e dall'altra parte, da una sponda neomodernista, si sta propagando il sanguinoso errore che gli ebrei non devono più convertirsi, cioè Ratisbon, Zolli, quel resto che si è convertito nel corso dei secoli praticamente ha sbagliato tutto, poteva anche benissimo non convertirsi. Perché ci sarebbero, Dio mi perdoni se oso ripetere queste affermazioni, due vie parallele di salvezza, da una parte la Chiesa e dall'altra il popolo giudaico e tutti incontreremo Cristo con la parusia. Vedete, cioè, Dio mi perdoni se ho ripetuto, ma diciamo questo è un errore molto grave che adesso serpeggia, per cui non c'è più, non si deve più fare apostolato nei confronti degli ebrei. Dei nostri fratelli maggiori ebrei. Bene, allora vediamo un po' questi due temi. Prima vediamo un po' le lacrime di Gesù. Vedete, carissimi fratelli, ci sono due punti nel Santo Vangelo che adesso in questo momento mi ricordo in cui Gesù piange. E sono un'occasione quando Lazzaro, e lo ricordate, è che Gesù scoppiò in pianto e la gente diceva vedi come lo amava. E l'altro qui, quando Gesù piange, è pensando a Gerusalemme, pensando all'imminente distruzione, e dovuta, è chiaro, dovuta proprio al suo rifiuto. Quante volte io, se tu avessi riconosciuto la tua pace, dice Gesù, se tu l'avessi riconosciuto, cioè me, non sarebbe successo, non succederebbe quello che poi è successo, la distruzione terribile, la distruzione, diciamo, da parte dei romani della città santa. Non sarebbe successo. Gesù piange per questo. E vedete, Gesù, vedete, non piange mai per se stesso. Anche, diciamo, il Vangelo non lo riporta. Probabilmente avrà pianto da bambino col freddo a Betlemme, forse quando nella fuga in Egitto, nel momento della circoncisione, però il Vangelo non lo riporta. E quando si preoccupa invece del pianto degli altri, quando le donne di Gerusalemme piangendo piangono su di lui e Gesù dice non piangete su di me ma piangete sui vostri figli, cioè su quello che succederà, cioè Gesù mentre va a morire dice guardate qui mi stanno uccidendo, ma diciamo l'effetto di questo deicidio, omicidio, deicidio, di questo rifiuto di questa mia crocifissione, piangete sui vostri figli, la distruzione di Gerusalemme. Quindi addirittura dice non piangete neanche per me, non piangete neanche per me. Ecco, allora vedete questo pianto di Gesù per il suo popolo e per l'amico Lazzaro, cosa significa? Ecco, allora vedete il pianto è una cosa che è possibile solo all'uomo, perché è una reazione che nasce dall'incontro tra le passioni, cioè il corpo, e l'anima. Gli angeli non possono piangere perché non hanno il corpo, vedono Dio, quindi sicuramente l'angelo custode misteriosamente era frustrato quando lui faceva un certo peccato, ci sarebbe da fare tutta un'investigazione sul modo con chissà quali distinzioni, però gli angeli non possono piangere
e gli animali non possono piangere e neanche ridere. Perché? Perché no? Allora a volte i guaiti sono reazioni dettate dall'istinto. Quando un animale sta male, guaisce, ma non è un vero pianto, come non può sorridere un animale, cioè scodinzola, ma non sorride. Cioè, il pianto e il riso, solo un individuo, è una persona umana composta di anima e di corpo, può piangere o ridere. E da dove deriva, questa reazione del pianto? Deriva da una, il pianto deriva da sicuramente da una sensazione di dolore che ci fa piangere, e però questo dolore da dove deriva nella forma più perfetta del pianto? Deriva dall'amore. Infatti vedete, quando è che per lo più si piange anche nell'esperienza umana? Quando viene a mancare una persona cara, si piange, quando sono morti magari i nostri genitori, o un figliolo, o un parente, o un carissimo amico a cui si vuole bene. Chi non è scoppiato in pianto? Chi non è scoppiato in pianto? Vedete? E allora, adesso è purtroppo anche il lutto, adesso è tutto non si fa più il lutto fatto bene. E vedete? Per i segni del lutto ormai, cioè con la predica che sicuramente il fratello adesso è in paradiso, non si sa dove sia, però è in paradiso, con i discorsetti che fanno alla fine del funerale, come era buono tutti, alla fine però non si piange più, alla fine non cioè manca, perché evidentemente questa mancanza di pianto è un segno di una mancanza di amore. Se uno non piange, non ama. E vedete, quando pensiamo ai funerali di una volta in certi paesi del sud, dove quando c'era la veglia funebre, quando ancora c'era la veglia, che adesso in molti casi si toglie di casa il defunto, si mette in cella frigorifera, e viene fatto vedere poche ore prima del funerale, non si prega più, non si piange più, e poi c'è la cremazione, adesso è un po' un disastro, però in alcuni paesi del sud c'erano delle donne, delle volte anche pagate per piangere, ma non è che sia una cosa, sono pagate, una cosa vile, no? Perché proprio noi ti amavamo e piangiamo e vogliamo che questo pianto sia veramente reale e ci sia, perché noi ti amavamo, ti volevamo bene e adesso piangiamo. Quindi il pianto è un frutto dell'amore. E vediamo anche nel Santo Vangelo, chi è che piange? La Maddalena, quando asciuga i piedi di Gesù, perché piange? E perché piange? Perché è dispiaciuta di avere offeso il Signore, perché lo ama. Adesso una cosa che non si fa più nella catechesi, non si spiega più, che noi dobbiamo chiedere le lacrime per i nostri peccati, piangere i nostri peccati, chiedere. Sant'Ignazio nei suoi esercizi spirituali dice: intenso dolore e lacrime per i peccati commessi. E piangere, piangere perché Gesù, io ti voglio bene e ti ho causato la tua passione, la tua morte, ti ho dispiaciuto, io ti ho fatto piangere, piango perché ti faccio piangere. E ancora poi ci sono le lacrime mistiche, le lacrime di amore. Lacrime di amore, Padre Pio delle volte inzuppava i fazzoletti di ricordo una persona che a un certo punto vedeva il fazzoletto di San Pio da Pietrelcina tutto inzuppato d'acqua e voleva proporre lo scambio, quasi prenderlo dagli il suo fazzoletto. E poi ha pensato, ha detto, figurarsi se faccio una cosa così, con tutti i carismi che ha, sicuramente mi becca, dopo mi sgrida, non posso farlo. Allora gli è venuto in mente di guardare la Madonna, di Madonna Santa, diglielo tu. E proprio in quel mente, San Pio si è girato verso il quadro della Madonna, si vede che la Madonna ha esaudito, e poi la guarda e ha detto: va bene, dammi il tuo fazzoletto. Vedete, queste sono le lacrime di amore, fratelli carissimi. Quindi, allora vedete Gesù, quando piange, queste due volte che si vede che Gesù pianse, che scoppiò il pianto, pianse perché ci vuole bene.
perché ci mostra, e se noi, e l'umanità di Gesù, perché c'è, e non è Gesù vero Dio vero uomo, non è un soprammobile. E se da una parte Gesù ha avuto bisogno della sua umanità, cioè l'ha avuto bisogno perché ha deciso, lui ha scelto liberamente per poter morire e accollarsi il debito della colpa, cioè gli effetti della colpa che avremmo meritato noi, si è voluti liberamente caricare lui, quindi ci voleva un corpo umano che soffrisse, un'anima e un corpo umano che si potessero separare, questo ci voleva. Però l'umanità di Gesù è anche un sacramento di rivelazione del Padre. Cioè, quando dice Filippo, tanto tempo che sono con voi e ancora tu non conosci il Padre, cioè queste lacrime di Gesù che nascono dall'amore, dall'amore per il dolore della perdita di Gerusalemme, ecco, queste ci rivelano l'amore dell'Eterno, l'amore della Santissima Trinità. Perché quando noi facciamo, diciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche è una grandissima rivelazione, ma se noi avessimo solo questo, diremmo Padre, Figlio e Spirito Santo, boh! Cosa potremmo sapere se non ci fosse stato Gesù, quando parliamo di processione, di persone, di ispirazione, di processione attiva, di ispirazione attiva, passiva, tutte queste belle categorie che i teologi si sono scervellati per cercare di balbettare qualche cosa, sarebbero cose fredde, ma Gesù, le lacrime di Gesù ci mostrano questo cuore della Santissima Trinità, ci portano dentro questo... Diciamo, anche con la conoscenza ci portano dentro il cuore della Santissima Trinità, e quando diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questa bella preghiera da fare devotamente e tante volte durante il giorno, e noi pensiamo che siamo il quarto, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono in attesa del quarto, cioè che si completi il corpo mistico della Chiesa, e già noi siamo il quarto dentro questo amore misterioso. E Gesù, vedete, ce lo rivela. Vedete, fratelli carissimi, adesso vediamo un po' però al pianto di Gesù, diciamo sul popolo eletto, no? Che Gesù ama e non ha smesso di amare. E allora il popolo ebraico, e qui ecco, diciamo, a scanso di equivoci, quando parliamo degli ebrei, perché oggi bisogna mettere i puntini sui... Io adesso qui non sto parlando né dello Stato di Israele, che è una questione, né questione di razza, che è, per l'amor del cielo, che non c'entra niente, ma sto parlando di religione ebraica, è una religione che è stata data da un certo popolo, una rivelazione affidata a un certo popolo, e questo popolo, con tutte le profezie, aveva la chiave della scrittura e a un certo punto ha rifiutato Gesù Cristo, cioè quel Messia che attendeva, che i profeti avevano preannunciato, che avevano dato dei segni inequivocabili. Però, vedete, un velo è caduto sugli occhi, lo dice San Paolo, hanno rifiutato Gesù Cristo. E il rifiuto di Gesù Cristo ha portato alla crocifissione. E diciamo, con la crocifissione, cosa hanno detto gli ebrei? Il sangue di quest'uomo cada su noi e sui nostri figli. Vedete, adesso questa frase qui viene veramente svalutata. Ora, naturalmente non c'era il registratore, non c'erano le telecamere, eccetera, ma poi viene detta, diciamo, così, diciamo, sì, una formula, uno scongiuro, una cosa detta così tanto per dire. No, non è una cosa detta tanto per dire, cari fratelli, per dire, ecco. Però, vedete, non è neanche una maledizione irreversibile. Questa è la cosa che dobbiamo tenere conto, E lo ha spiegato bene il Papa Benedetto XVI nel libro sulla passione di Gesù, quando ha parlato del sangue di Cristo, perché il sangue di Cristo è sempre un sangue redentivo. Cioè loro lo hanno invocato, ricada il sangue, e si sono tirati il sangue di Cristo, se lo sono tirati, però è un sangue redentivo che prepara l'Israele per la conversione finale che ci sarà prima dei tempi dell'Anticristo. Cioè noi sappiamo che Israele, lo dice San Paolo, alla fine del mondo, prima della fine del mondo, si convertirà. E dice San Paolo, se dalla loro caduta, perché per la caduta dell'antico Israele, i gentili, noi siamo potuti entrare nell'alleanza, è stata l'occasione per entrare nell'alleanza, dell'alleanza, quanto più quando saranno reinnestate nell'olivo. Adesso sono tralci
che sono stati potati perché si sono accecati e hanno rifiutato Gesù Cristo, sono induriti, lo dice San Paolo, è un vero caduto sui loro occhi, ecco, però Dio ha potere di reinnestarli di nuovo, e noi sappiamo che ci sarà questo alla fine del tempo, lo dice San Paolo, alla fine dei tempi, alla fine tutto Israele, quindi non solo l'Israele, tutto Israele cosa si intende? L'Israele della Chiesa e l'Israele, secondo la carne, l'Israele diciamo, dell'Antico Testamento, ci sarà un unico, un solo Israele, alla conversione, alla fine del mondo. E allora, vedete, l'alleanza mai revocata, che cos'è? Continuate pure a fare gli ebrei a rifiutare Gesù Cristo? No, vuol dire che da parte di Dio, cioè non da parte di Israele, da parte di Dio, cioè, Israele rifiuta, no? Crucificilo, toglielo di mezzo, crucifige, se sei Dio scendi dalla croce. Ecco, Israele continua a dire questo, ma da parte di Dio, io ti aspetto. Questo vuol dire l'alleanza mai revocata. Purtroppo, da parte neomodernista, cosa si dice? Ecco, non bisogna che l'alleanza non è mai revocata, quindi c'è ancora in vigore l'antica alleanza. Dio mi perdoni se oso ripetere queste cose. Perché non può essere in vigore l'antica alleanza? Perché l'antica alleanza dice, è l'antica alleanza che aspettava il Messia. Il Messia deve venire, Gesù Cristo deve venire, dice l'antica alleanza. La nuova cosa dice? Gesù è venuto. Come possono essere due vie parallele di salvezza? Cristo, il Messia deve ancora venire e il Messia è già venuto, e come possono coesistere? Sono due proposizioni contraddittorie. Vedete, il neomodernismo, il modernismo non ha nessun problema di questa contraddizione. Perché? Perché per il modernismo la religione è solo un fatto personale, un sentimento religioso, per cui non importa l'oggetto esterno della fede. Cristo c'è, cioè, non importa come lo sento io, Dio mi perdoni se oso ripetere, vedete, diciamo, il principio di immanenza, che è il principio del modernismo, no? È il principio della nuova morale. Se io credo quello che penso e faccio la mia coscienza, decido ed è bene o male quello che io penso, che ritengo che sia bene o male. Questa è la parte diabolica del neomodernismo. L'io penso soprattutto, quando la fede è exaudito, cioè la fede si ascolta da uno che la propone, che è Cristo, che continua la sua proposizione attraverso la Chiesa. Cristo che cessa di insegnare il giorno dell'ascensione e passa il testimone dell'insegnamento a Pietro, che il giorno di Pentecoste fa il suo primo discorso missionario. Quindi non è una cosa che io mi sento, terribile quando siete, ma secondo me non è peccato, ma secondo me l'inferno è vuoto, ma secondo me secondo me va assolutamente abolito, ma va per la maggiore, purtroppo, capito? Allora vedete, non è, allora, mentre un neomodernista non ha nessun problema a dire cioè, Gesù Cristo deve venire, Gesù Cristo non è ancora venuto, è già venuto, ognuno crede quello con cui sta meglio, perché non c'è niente, il soggetto non può arrivare all'oggetto esterno. Il Kant, vedete, questa è la filosofia kantiana che impregna il modernismo. Ma vedete, in realtà, siccome la nostra fede dipende è dall'ascolto di Gesù che si rivela, ecco, Gesù che ci ha fatto l'esegesi del Padre, il Padre Gesù ce lo ha rivelato lui, ce l'ha spiegato, ecco, lui ce l'ha spiegato. Allora vedete, allora l'oggetto serve come, quindi vedete, non c'è nessuna diciamo possibilità di due vie parallele. Cioè, noi dobbiamo ancora fare in modo che gli ebrei si convertano. Alcuni dicono: ah, non è una conversione, bisogna stare attenti, non è la missione Gentes. È vero che non è come la missione Gentes, perché se io vado in Africa o in Amazzonia, una persona che non ha mai annunciato il Vangelo, io proprio ricomincio da capo. Con gli ebrei non ricomincio da capo, comincio dall'Antico Testamento, guarda le profezie, ABC si sono compiute. Però è sempre una... San Paolo parla, quando ci sarà la conversione del Signore, quel velo sarà tolto. È sempre un passaggio da dire: il Cristo non è Gesù, ah, il Cristo è Gesù. C'è sempre questo che c'è da fare. Allora benedetti i Zolli, benedetti Ratisbon, benedetti quel resto che misteriosamente, quel filo conduttore
quel resto di Israele che si converte sempre e che praticamente e che gli ebrei detestano fortemente questa apostasia che, ecco, vede, cari fratelli, ecco, questo è il discorso. Poi ci sarebbero altri, perché poi c'è, diciamo, la massoneria cosa vorrebbe? Vorrebbe non che gli ebrei si innestassero nella Chiesa cattolica, ma che noi ci innestassimo nell'ebraismo, capito, con la cosiddetta alleanza noachide, ed è una cosa, cioè, che praticamente noi, vabbè, non facciamo tutta la Torah ebraica, però i primi 7 precetti dati nell'alleanza con noi, che c'erano prima della legge di Mosè, seguiamo quelli e si avrà parte nel secolo futuro. E vedete, questa è una pseudo religione massonica, ecco, che però non abbiamo tempo adesso di sviscerare, torniamo, diciamo, al nostro argomento, Quindi vedete, allora, e da un lato, vedete, non c'è neppure questo, lo pseudo tradizionalismo, perché vedete, oggi siamo in un momento, vedete, dove c'è la crisi attuale, crisi oggettiva, neomodernista, con tanti pastori che non insegnano bene, ha provocato una reazione che è spropositata, una reazione che è dovuta anche a orgoglio e ignoranza. E a un certo punto si pensa, cioè, ingenuamente, ecco, prima del concilio le cose andavano bene e dopo il concilio le cose sono andate male. Quindi è tutta colpa del concilio. Vedete, come se, mettiamo che il concilio, a me se non concesso che il concilio sia cattivo veramente, no? Chi l'ha fatto il concilio? Facciamo la domanda, chi ha fatto il concilio? Chi l'ha fatto? L'hanno fatto preti, vescovi, cardinali, tutti cresciuti, allevati, svezzati, prima del concilio. Cioè il concilio è stato progettato prima del concilio. Hai capito com'è il discorso? Quindi se noi, uno che dicesse, ecco, voglio tornare a prima del concilio, se torniamo a prima del concilio, risuccede il concilio. Cioè, sto parlando ad hominem, carissimi fratelli. Ecco. E allora vedete, questa reazione, ecco, è vero che l'evento dopo il concilio, cosa è successo? Ecco, la divisione della storia della Chiesa in due, ecco, prima del concilio, dice con i progressisti, si faceva così, ammazzavano i bambini, fustigavano le vecchiette in chiesa, la gente non capiva niente, adesso c'è tutto, E diciamo, questi i neomodernisti, i pseudo-tradizionalisti, prima del concilio andavano tutti in processione, tutti buoni, adesso, allora, che brutto, è cambiato tutto, che bello, dicono i modernisti, che brutto, dicono gli pseudo-tradizionalisti. E invece, vedete, la sostanza è, noi dobbiamo riconoscere in questa copertura di piaghe il Giobbe vivo, cioè quel filo conduttore che è possibile trovare nei documenti, perché la tradizione della Chiesa non è quello che i giornali, i mass media, le curie, gli uffici pastorali, certi ambienti, il mainstream ecclesiale dice. Il Vaticano II sono i documenti del Concilio, sono quello che il Concilio ha scritto. E quindi è quello che il Papa ha detto. Quindi quando anche il Papa San Giovanni Paolo II diceva l'alleanza mai revocata, che l'alleanza non è mai stata revocata, non vuol dire l'alleanza mai revocata che è ancora in vigore l'antica alleanza, vuol dire che quella tensione, quelle promesse fatte al popolo giudaico da parte di Dio ci sono ancora, a tal punto che alla fine del mondo di questi diranno sì, e la loro riammissione permetterà la sussistenza della Chiesa quando ci sarà l'apostasia generale. Capito, cari fratelli? Questo vuol dire l'alleanza mai revocata. Da parte di Dio c'è. Da parte di Dio c'è. Non c'è da parte di una parte, della maggior parte, della maggioranza morale del popolo giudaico, che non legge nelle profezie, che non legge nella volontà di Gesù Cristo. Ecco, cari fratelli, questa è un po', diciamo, la situazione. Ecco. Adesso però, vedete, noi dobbiamo anche tenere presente che quando Gesù piange su Gerusalemme e dice, io come, rileggiamo queste parole che nate dal cuore di Gesù, dice, se anche tu avessi conosciuto in questo giorno che era il tuo, ciò che giova alla tua pace. Gesù sta andando a Gerusalemme nell'ultimo viaggio, sa che lo faranno
fuori, lo crocifiggeranno. E cosa fa? Dice, Lazzaroni, brutti, cattivi, cosa? No, dice, dimentica proprio il... non piange il fatto che lo offendano, ma piange le conseguenze che lo offendano. Se avessi conosciuto questo giorno che il tu, che giova la tua pace, allora vedete, noi, San Paolo dice nell'Epistola, chi sta in piedi cerchi di non cadere. Questo discorso, vedete, il Signore lo fa per ogni anima che si perde, che corre il rischio di perdere, di perdersi. Perché vedete, se Gesù piange sull'antico popolo giudaico, quanto più piange su ogni battezzato che apostata, su ogni peccatore. E dobbiamo stare attenti noi a dire, ecco, i giudei che hanno crocifisso Gesù Cristo, che è vero, ecco, ma diceva, ricordiamo Sant'Alfonso, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, non sono i giudei che hanno nella via Crucis, che hanno crocifisso Gesù, sono stato io con i miei peccati. Allora stiamo attenti a riconoscere ciò che giova alla nostra pace, perché chi sta in piedi cerchi di non cadere. Chi sta in piedi cerchi di non cadere, perché il fatto, vedete, che siamo qui adesso a messa, che siamo a messa, che diciamo le preghiere, eccetera, non vuol dire che siamo già in paradiso. Ricordiamoci sempre Giuda e Zaccheo. Zaccheo, capo dei pubblicani peccatori, e Giuda era il vescovo Giuda, San Giuda. Poi cosa è successo? Cosa è successo? Ecco. E siamo sicuri che non può succedere anche a noi? Ma la figura che succede a me è... siamo sicuri? Allora attenzione, Ecco, riconosciamo, Se tu avessi conosciuto in questo giorno che era il tuo, ciò che giova alla tua pace. Ecco, allora chiediamo alla Madonna Santa la grazia, la più grande grazia che non possiamo assolutamente meritare, la grazia della perseveranza finale, cioè quella grazia in punto di morte di riuscire a dire Gesù perdonami, e sentirsi dire come il buon ladrone, oggi sarai con me nel Regno dei Cieli. Che la Madonna e San Giuseppe, che sono della buona morte, ci tengano queste grazie. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Sempre.